cortina da un pezzo, torna a respirare i silenzi dei periodi di bassa stagione e fa i conti sull'andamento dell'inverno appena chiuso, che vede ancora qualche impianto aperto sul Monte Faloria per la felicità degli amanti dello sci e cerca di fare una proiezione sul ponte delle vacanze pasquali. La stagione invernale è appena conclusa, sì, è, diciamo, è stata abbastanza buona. C'è stato un piccolo calo nel mese di gennaio dovuto alla mancanza di neve, ma poi si è ripresa alla grande col periodo di febbraio fino a metà marzo, c'è stata una buona percentuale di occupazione. Pasqua quest'anno non si possono fare considerazioni e valutazioni perché cade il 21 di aprile, quindi già molte strutture sono chiuse e molte delle quali hanno già avviato dei cantieri per programmi di lavoro che hanno in corso. Un ottimo periodo quindi questo per gli albergatori che vogliono rinnovarsi? Certamente, certamente è il momento più favorevole perché la primavera è il periodo migliore per fare opere grosse, considerando il tempo, la bella stagione, tra virgolette, permettendo momento ideale. Di fatto a Cortina il tempo sembra ormai scandito dalla grande attesa per il Mondiale 2021, in funzione del quale il paese sta lavorando per offrire il meglio di quello che saprà fare.